Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi faccio vedere la mia TBR di settembre. Ho ben 6 libri, di cui una lettura già in corso, e di questi 3 libri, di 6 libri, i 4 sono sicura, forse anche 3, sono sicura, e gli altri due, allora 4 sono sicura di voler leggerli e di riuscire, perché ho prefissato questo obiettivo. Gli altri due in forse. Allora, partiamo dagli altri due che sono in forse. Allora, un libro è questo qua, ovviamente di Irene Cao, Per te li sbagli. È il primo di una duologia. E questo qui parla di una ragazza che piano piano scoprirà. Che non voglio proprio spoilerarvi tutto. Vediamo se riesco a leggervi. Beh, praticamente è una ragazza che non. Una ragazza che sa di essere volitiva, irascibile, pigra e golosa, è la sua forza. E a lei piace essere anche. E soprattutto che quando vuole una cosa la prende senza chiederla. Quindi vediamo un attimo. Mi sembra comunque un po' diverso da quello che stavo leggendo della saga di Irene Cao, però è sempre un romanzo erotico. E poi abbiamo qua un libro di una. Non so se è una. Ma ci sono 5 libri o 6, insomma, non mi ricordo più, che ce li ho tutti, che avete visto nel vlog. Comunque, come sapete, io questo l'ho già letto, ma lo rileggerò. Questo al momento devo guardare se ho scritto oppure no le cose che ho sottolineato, e poi casomai riutilizzerò anche questi post-it per non buttarli. Comunque, Non lasciarmi andare è sempre un romanzo, tanto per cambiare, perché a me piacciono tutti i romanzi. E questo è sempre pubblicato la Rizzoli, mentre questa è la New Company Coptono Editori. Comunque, questa qui, di questi libri qua, li fanno sempre loro a 3 euro e qualcosa. Adesso qui non ho la copertina originale. E ha un altro rigido. Io i rigidi purtroppo non li amo tanto, ma in questo TBR ne ho 3 rigidi e 3 flessibili, però ce lo facciamo andare bene. Ora passiamo ai libri sicuri. Allora, vi faccio vedere cosa sto leggendo in questo momento, che è la lettura in corso, che ho iniziato i primi di settembre. Ed è questa qua, la casa sul fiume, anzi quasi fine agosto. È un romanzo che parla di una donna e le sue tre sì, c'è tre figli, anzi, delle sue tre oh, questo tre figli, delle sue 5 figlie. È ambientato in un paesino della Grecia, sotto al scusatemi, non mi viene il nome. Ai piedi del Monte Olimpo, è la casa questa qua sul fiume. E all'inizio parla della storia della madre, poi è suddiviso nelle 5 storie delle ragazze. E ha 591 pagine ed è stato pubblicato dalla Giunti. Questo è il formato tascabile. Ecco, c'è anche scritto qua, tascabile. Io ho già iniziato e praticamente questo l'ho letto in 2 giorni, 3. E nonostante sia scritto piccolino, ma è molto scorrevole, mi piace come lettura. Poi ho questo qua di John Green, Colpa delle stelle, sempre pubblicato dalla Rizzoli. Non mi sto neanche tanto soffermare, ho visto il film e
Purtroppo non voglio togliere la copertina e la copertina perché non mi piace, quindi questa lo terrò così. E perché questo è rigido, piace meno, però vabbè, voglio leggerlo, è lì da anni praticamente, non mi ricordo neanche se l'ho preso a prezzo originale o a metà prezzo, sapete che quando li vendevano in supermercato che li trovavi in offerta, ecco. Non so dirvelo, quindi vorrei leggere anche questo. Poi abbiamo un altro libro molto flessibile che mi piace, è del Mondadori ed è disponibile anche questo in ebook. Questo non so se sia disponibile in ebook, ma penso di sì. Penso di sì. Poi questo non è disponibile. Sì, però perché non mi ricordo. Non so se sia disponibile nel book questo. Non vorrei dirvi una cavolata, non lo so. Questo sì, è disponibile nel book, mi sembra, se non erro neanche questo. E anche questo penso che sia disponibile nel book, non mi ricordo, non lo so dirvelo e non sono sicura. Comunque, questo qua fa parte di una trilogia, il primo libro, e parla di tre uomini, praticamente questa trilogia. Questo è del primo uomo, ovviamente, ed è un romanzo un po' misto, quindi dall'erotico vediamo se c'è scritto. Sì, dall'erotico al possessivo e via dicendo, perché proprio non ci dice più di tanto, almeno penso. Che coso è praticamente. Comunque dice che Gab, Jess e Ash, tre gli uomini più ricchi e potenti del paese, abituati a tenere tutto quello ciò che vogliono, a ogni costo la sfida di Gab è conquistare Mia, da sempre per lui un frutto proibito, ma che ora è finalmente pronto ad essere colto. La scrittrice è Maya Banks, è della Mondadori. Maya Banks è una scrittrice statunitense, penso. Ha scritto parecchi libri anche per la Mondadori, e questo è un libro di 358 pagine. Staremo a vedere, non so nulla, non ho mai visto qualche recensione di nessuno questo libro che vi vedo, che vi sto leggendo, che vi sto dicendo, e quindi boh, vedremo. E poi un libro diverso dal solito, quindi diverso dai romanzi, così, è questo qua, uno dei tanti libri che dovrò leggere, della serie, della collezione delle donne che hanno fatto la storia, pubblicato da RBA, si prendeva in edicola. E è di mamma. Grande donne si chiama la saga, tenaci, creative, uniche, coraggiose e libere. E per pubblicazione periodica settimanale, e quindi ci sono altri libri di loro. Quindi staremo a vedere. Io ho scelto questo qua di Mary Wollstonecraft, non so se era così, ed è della donna, della prima scrittrice femminista che ebbe il coraggio di rivendicare il valore delle donne. Qua dietro dice che fu la prima filosofa moderna della storia, autrice del libro che venne considerato
il manifesto del movimento femminista e rivendicazione dei diritti delle donne, fu coraggiosa, appassionata e radicalmente libera. Visse per qualche anno nella Parigi insorta della Rivoluzione francese, dove entrerà in contatto con alcune figure fondamentali in quel periodo. La sua vita fugace è un valido esempio della lotta delle donne e in favore della piena cittadinazione e della parità di diritti tra i sessi. E uno dei tanti libri che voglio leggere, praticamente è una biografia, diciamola così, sì, è proprio una biografia. Mamma, tutta la collezione completa, ha già letto parecchi libri di questa collezione, adesso tocca a me e quindi voglio un po' spezzare dai romanzi erotici. Diciamo che questo non è proprio un romanzo erotico, sì, è un romanzo, ma non proprio di quelli strong, ma per adolescenti, e ho cercato un po' di variare il tutto. Quindi questi sono i libri che mi sono prefissata di leggere. E presto arriverà comunque la recensione di ogni libro e vabbè, adesso a fine settembre arriverà anche il wrap up del mese di settembre. Quindi spero che vi piaccia, vi mando un grosso bacione, vi lascio la recensione del libro che ho letto ad agosto, sapete che ho letto un libro ad agosto, e poi vi farò ogni libro che leggerò la recensione. Quindi noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!